Nella chiesa matrice di Maria Santissima Addolorata di Soverato, il presidente della regione Calabria, Nino Spirlì, ha fatto visita in occasione delle celebrazioni per il 500° anniversario della Pietà di Antonello Gaggini. Gaggini è presente nella nostra regione in moltissime parrocchie. Io vengo da una diocesi che è quella di Oppido Palmi, dove le più belle Madonne sono state appunto scolpite da Gaggini, a Seminara, a Taulianova, a Terranova San Pomminulio. C'è una meravigliosa statua del Battista a Drosi, un'altra poi nell'area grecanica a Gallicia. No, insomma, sto vedendo visitando delle chiese meravigliose e sto avendo l'opportunità di apprezzare le opere del Gaggini ovunque. Questa Pietà, questo blocco marmoreo incredibile, lavorato in maniera graziosa come riusciva a farlo lui, ma con un senso del Thanatos, cioè della morte, della passione, che era velato ma svelato allo stesso momento. I tumultuosi veli che lui riusciva a rendere nel freddo marmo poi alla fine svelavano un dolore enorme che l'umanità ha provato quando si è resa conto di aver perso il proprio Dio, e fino a quando non c'è stato il momento della resurrezione, la grande solitudine. Quindi nella Pietà, in questa Pietà, tanta tristezza e veramente quasi lo sconforto. Se non si riuscisse ad avere a fianco una statua del Cristo risorto, si ritornerebbe a casa con un grande senso di solitudine. Questo è quello che è riuscito a rendere il Gaggini per tanti secoli: recuperare la devozione attraverso il bello, perché poi alla fine è l'arte bella che ci riporta alla devozione e quindi conseguentemente alla fede. Credo che sia il passo più importante che oggi nel 2021 si debba fare, in questo tempo in cui ognuno pensa che tutto finisca lì in quel preciso istante, con una rapidità di consumo che quasi involgarisce lo spirito e l'animo umano. Noi ormai abbiamo imparato che il mordi e fuggi sia la cosa più importante. Ritengo che il momento della riflessione, il momento del silenzio, della capacità di fermarsi, sia una cosa molto importante. La nostra fede ce lo insegna anche con delle splendide preghiere e con delle devozioni importanti, per esempio la recita del rosario, che ferma il tempo proprio per farci riflettere sempre di più. Quando si entra in un luogo sacro, la prima cosa di cui bisogna ricordarsi è di essere fedele e di entrare con lo spirito del pellegrino, con lo spirito dell'umiltà e del rispetto del luogo che si va a visitare. Io credo che mantenere questo contatto umano e semplice, normale, quotidiano con la fede sia la cosa più importante. Poi che si vestano dei panni istituzionali e si accompagni anche l'istituzione al pellegrinare, ritengo che sia indispensabile in un momento, in un mondo in cui molto relativismo sta allontanando le persone dalla fede e dalla tradizione nostra cristiano-cattolica.